Amici di Fano TV, siamo qui a Castelvecchio in un centro di riabilitazione perché vogliamo parlare di una problematica legata al ginocchio. Naturalmente parliamo di protesi e naturalmente lo facciamo con degli specialisti del settore. Dottor Enea, lei nella sua pratica medica di che cosa si occupa? Allora, io sono un chirurgo ortopedico e dal 2017 sono il responsabile dell'unità operativa di ortopedia presso la casa di cura Villa Igea e lì mi occupo prevalentemente di chirurgia del ginocchio e dell'arto inferiore. Villa Igea ad Ancona è uno dei più importanti centri ortopedici marchigiani, anche in termini di volumi. Assolutamente sì, pensi che nel 2018 abbiamo effettuato circa 700 impianti di artroprotesi di ginocchio e tra queste una su sette è stata impiantata mediante l'utilizzo del robot cosiddetto Macoplasti. Quindi ci parli di questo robot e a che cosa serve? Allora, il robot viene utilizzato per impiantare artroprotesi monocompartimentali di ginocchio, ovvero protesi che vanno a rimpiazzare una parte del ginocchio che risulta essere quella danneggiata e usurata e rappresentano un'alternativa meno invasiva alle protesi totali. Solamente che queste protesi, quando vengono impiantate con procedure tradizionali manuali, hanno un più alto rischio di malposizionamento, dipendono molto dall'esperienza del chirurgo e proprio a posizionare correttamente la protesi ci aiuta il robot e la procedura robotica. Capiamo nello specifico però come funziona questo robot. Allora, il robot funziona a partire da una TAC che il paziente effettua preoperatoriamente il giorno in cui effettua la preospedalizzazione e che serve al cervellone del computer per ricostruire un modello tridimensionale specifico del ginocchio del paziente. Ancor prima di giungere in sala operatoria, un bioingegnere sul modello del ginocchio del paziente posiziona preventivamente le componenti protesiche. Il bioingegnere poi sarà in sala con noi il giorno dell'intervento ad intervento iniziato il chirurgo andrà poi a perfezionare il posizionamento delle componenti protesiche e quando saremo soddisfatti ci avvarremo del braccio robotico che è una delle componenti del robot che ci consente di effettuare una fresatura precisissima al decimo di millimetro e quindi azzeriamo virtualmente qualsiasi malposizionamento dell'impianto e otteniamo una precisione che è impossibile da ottenere con il gesto tecnico manuale. In termini di vantaggi, quali sono quelli per il paziente? Allora, si traduce innanzitutto nella certezza del posizionamento della protesi. Sarà ancora possibile compiere un errore, ma sarà un errore, tra virgolette, intellettuale. Se io decido che voglio effettuare un taglio in quel modo, il robot me lo farà effettuare esattamente in quel modo. Quindi, quella procedura avrà la certezza del posizionamento e in più il gesto sarà minimamente invasivo in termini di perdita di sangue, di perdita di osso e di trauma sul tessuto e ciò a tutto beneficio del recupero post-operatorio. Quindi se mi pare di capire che il corretto posizionamento della protesi allunga anche la vita della stessa. Un miglior posizionamento significa che le componenti protesiche lavoreranno in maniera ottimale durante l'arco di movimento del ginocchio e quindi ciò diminuirà l'usura e diminuire l'usura significa diminuire il rischio che la protesi possa consumarsi e poi fallire. Ma come si svolge il decorso post-operatorio? Al momento noi utilizziamo un protocollo che viene denominato Fast Track, che ha alcuni pilastri, tra cui una anestesia epidurale o spinale selettiva che cerca di addormentare solamente l'arto coinvolto.
non si posiziona più catetere vescicale, non si posizionano più drenaggi che andranno poi rimossi nelle giornate successive all'intervento e vengono somministrati dei farmaci per ridurre il sanguinamento e della terapia analgesica e antinfiammatoria mirata. Ciò consente di mettere in piedi il paziente circa 3 ore dopo l'intervento, in quanto dopo quel periodo di tempo generalmente l'anestesia si è risolta e quindi il paziente fa la sua prima passeggiatina, magari viene accompagnato dal personale infermieristico in bagno, il giorno dopo viene istruito dai fisioterapisti a camminare con bastoni canadesi e anche a fare le scale e la seconda giornata post-operatoria avviene la dimissione. Dottore Nea, allora lei faceva riferimento a un specifico protocollo riabilitativo, è lo stesso che si adopera anche per le protesi totali? Noi adoperiamo lo stesso protocollo anche per le protesi totali, quindi il paziente viene comunque messo in piedi dopo 3 ore. Ovviamente l'intervento ha una invasività maggiore, quindi tutti gli step sono un pochino rallentati, il paziente inizia il giorno dopo a camminare, ma è tutto un pochino più lento e quindi poi viene dimesso il paziente in quarta giornata post-operatoria. Se per la protesi monocompartimentale che si effettui o no con il robot, la terapia post-operatoria è generalmente ambulatoriale o anche domiciliare talvolta. Per quanto riguarda la protesi totale, molto spesso, specie se il paziente è anziano, occorre un ricovero in una struttura protetta per almeno 15-20 giorni dopo l'intervento e poi si prosegue a livello ambulatoriale. Dottore, quali sono invece i vantaggi di una protesi monocompartimentale rispetto invece a una totale? Allora, i vantaggi indubbiamente sono quello di avere una ridotta invasività in termini di tagli ossei, di sanguinamento, di trauma sui tessuti. E questo si traduce in un vantaggio nel post-operatorio, nel dolore e nella possibilità di avere una mobilità precoce. E poi ovviamente il vantaggio principe è quello della certezza di avere un posizionamento corretto dell'impianto. Purtroppo la protesi monocompartimentale non è adatta a tutti, ovvero sia i pazienti che hanno un ginocchio che è tutto usurato dovranno comunque necessariamente impiantare una protesi totale. E ci sono alcune condizioni anche di esclusione per pazienti che abbiano un'artrosi localizzata, ovvero sia essere per esempio dei grandi obesi, avere un crociato anteriore rotto o non funzionante, avere un grado di flessione del ginocchio importante, sono diciamo delle controindicazioni alla protesi monocompartimentale. Ma sicuramente, qualora sia possibile impiantarla, è un'ottima possibilità per il paziente. Dottore, quali sono le condizioni perfette per una protesi monocompartimentale rispetto all'età del paziente? Qualora sussistono le condizioni che abbiamo detto prima, le protesi sono adatte per pazienti di tutte le età fondamentalmente, ma soprattutto per quelli molto giovani e molto anziani. I primi sono pazienti in cui nell'arco della vita sarà facile prendere in considerazione la possibilità di una revisione dell'impianto e quindi noi dobbiamo cercare nel nostro primo impianto di essere più risparmiosi possibile in termini di osso e la protesi monocompartimentale ci consente questo. Viceversa, i pazienti molto anziani devono privilegiare un intervento poco invasivo che faccia perdere poco sangue, che velocizzi il recupero. Per cui questa è una possibilità che ci dà la protesi monocompartimentale, sempre più spesso si impianta negli anziani, anche nei grandi anziani e abbiamo una discreta esperienza, seppure sia una condizione abbastanza rara, in pazienti anche oltre gli 85 anni. Parlando di durata, dottore, quella delle protesi compartimentali rispetto invece a quelle totali? Si dice spesso che le protesi monocompartimentali abbiano una durata molto inferiore rispetto alle protesi totali. In realtà i dati di letteratura ultimi ci indicano che non è proprio così. Una rivista medica molto importante, il The Lancet, in una meta-analisi recente ha evidenziato che le protesi totali a 25 anni sono ancora in sede nel 90% dei casi.
contro un 82% delle protesi monocompartimentali, quindi una discrepanza solamente dell'8% a 25 anni. È un risultato abbastanza significativo. L'avvento della chirurgia robotica, verosimilmente andando a migliorare il posizionamento di questi impianti monocompartimentali, verosimilmente andrà a ridurre questo gap e andrà ad aumentare la durata di quelli che sono gli impianti monocompartimentali. Dunque, dottore Nea, questa disquisizione è così chiara e interessante, però se uno volesse approfondirla oppure magari un consulto proprio medico, come fa a contattarla? Allora, a Fano il paziente mi può trovare presso i poliambulatori di Via Roma 2, che sono siti in Via Togliatti 3, angolo Via Roma. Un'altra faccia della stessa medaglia in questo ambito naturalmente è un'altra figura molto importante, quella del fisioterapista che si occupa appunto della riabilitazione post-operatoria. Allora, Zandri, la riabilitazione in questo ambito è importantissima per il paziente che ha subito un impianto protesico. Ma la parte fisioterapica è molto importante nella riabilitazione di un ginocchio operato, quasi al pari del successo dell'operazione stessa, perché poi oltre all'impianto, che come diceva il dottore deve essere ben posizionato, è importante anche recuperare la funzionalità. E la funzionalità si recupera con il movimento, esercizi di forza e va avanti per circa 3 mesi dopo l'intervento, al che si può valutare l'avvenuta del successo della protesi. Quindi direi che un 50-50 è un lavoro d'equipe tra medico e fisioterapista. Ma in maniera pratica quali sono gli esercizi, in che cosa consiste la riabilitazione per questo paziente? Ma il lavoro del fisioterapista inizia subito dopo l'impianto di protesi, quindi già dai primi 2 giorni dopo il paziente viene mobilizzato, quindi mosso dalla sua posizione di letto a in piedi con qualche passettino già nelle successive 24-48 ore, già dopo l'intervento. Questo fa sì che si eviti gonfiori, edemi e rigidità soprattutto. Poi continua in ambito ambulatoriale per 60-90 giorni circa e qui entriamo in gioco direttamente noi, perché con esercizi svolti per migliorare la mobilità, quindi la flesso-estensione deve essere completa e un buon tono muscolare. Sicuramente per un buon successo la persona deve essere abbastanza in forma, diciamo che è soggettivo in base anche alle altre patologie che una persona può avere. Con una costanza di 2-3 volte a settimana per 3 mesi la persona al 99% torna a una vita soddisfacente, poi anche l'età del paziente incide, però diciamo che la maggior parte delle protesi va a buon fine, perché comunque al giorno d'oggi con un buon posizionamento, la fisioterapia fatta da quasi tutti, si torna a una vita ottimale. Bene, per chi voglia usufruire delle sue prestazioni, come fa a trovarla? Sì, per il ricevimento siamo a Castelvecchio in via Cesanense 134, il centro Fisiomed, e a Fano in via Togliatti 3, angolo via Roma, negli studi di via Roma 2.